di Shakespeare sappiamo praticamente non poco, assolutamente quasi niente, nel senso che tutta la documentazione che è arrivata su Shakespeare si riduce a poche cose, il resto sono prevalentemente sono aneddoti, sono storie che sono nate così intorno ad un uomo del quale appunto si sa molto poco e sono, la maggior parte di questi aneddoti sono privi di ogni fondamento. Ci sono delle biografie, per esempio la prima scritta nel 1709 da un poeta inglese, il quale però diciamo, ha come quello che fa è stampare le opere di Shakespeare, alle quali aggiunge una biografia che chiama Alcuni racconti della vita di Mr. William Shakespeare, ma in realtà le note biografiche da lui fornite sono prive, anche se prive di fondamento, non c'è un riscontro. La più interessante, probabilmente la più fedele delle fonti, resta questa biografia scritta da George Stevens, che era un critico letterario inglese specializzato in studi shakespeariani. E lui praticamente, la biografia che descrive è questa: nacque a Stratford-upon-Avon, si fece là una famiglia, andò a Londra, fece l'attore e lo scrittore, tornò a Stratford, fece testamento e morì. Questa è la più attendibile biografia di William Shakespeare. Quello che si sa è che nacque, e qui il riscontro c'è, ci sono i documenti, nacque nell'aprile del 1564, ma anche sul giorno della nascita ci sono delle discrepanze, perché alcuni lo vogliono nato il 23 dicembre, e il 23 aprile e alcuni il 26. In realtà sembra più probabile che sia nato il 26 e che alcuni hanno voluto aggiungere una, come dire, una leggenda alla leggenda, nel senso che il 23 aprile è anche l'anno della sua morte, quindi fanno coincidere vita e morte. Sappiamo che era appartenente a una famiglia borghese abbastanza benestante, il padre era un mercante, un guantaio e tra l'altro era stato anche sindaco della città. E altra cosa che sappiamo sicuro è che nel 1582 sposa Anne Hathaway, che era una ragazza di campagna, figlia di contadini. 18 anni aveva Shakespeare e 27 ne aveva lei. Ma in realtà molto probabilmente si trattò di un matrimonio riparatore, perché la prima figlia di Shakespeare nasce esattamente 6 mesi dopo ed è Susanna, e poi nacquero altri due gemelli, Hamnet e Judith, però sfortunatamente Hamnet morì a 11 anni e questo praticamente, diciamo, chiuse l'albero genealogico di Shakespeare. Che cosa sappiamo? Sappiamo che a Stratford passavano tantissime compagnie. Pensate che tra il 1583 e il 1587 ne sono transitate 8, di cui una era anche la compagnia della regina. E l'ipotesi che si fa è che Shakespeare, attratto dal lavoro di attore, dalla vita del teatro, si sia aggregato ad una di queste compagnie per arrivare a Londra. Ma in realtà c'è un periodo di anni che va dal 1585 al 1592 che i critici chiamano The Lost Years, gli anni perduti, perché di questi anni non si sa assolutamente niente. Una cosa certa è che nel 1592 Shakespeare è a Londra. In questi anni, anche su questi anni, sono state raccontate delle storie. Qualcuno dice che faceva l'apprendista nella bottega del padre, qualcun altro addirittura che si occupava dei cavalli lasciati dai signori fuori dai teatri. E c'è un'altra leggenda che lo vuole addirittura fuggito
da Stratford per evitare un arresto perché pare che avesse cacciato di frodo un cervo nella tenuta di un signore del luogo. Perché sappiamo con certezza che nel 1592 Shakespeare è a Londra? Perché un drammaturgo londinese che è Robert Greene, in un opuscolo pubblicitario, accusava Shakespeare di farsi bello con le penne altrui, ovvero praticamente di scrivere i suoi testi scopiazzando quelli degli altri drammaturghi. Sentite come lo definisce: un corbaccio venuto dal niente, fattosi bello delle nostre penne, che col suo cuore di tigre nascosto sotto la pelle di attore, crede di poter declamare versi sciolti meglio di tutti voi, ed essendo un assoluto Ioannes factotum, si ritiene nella sua presunzione l'unico Shakespeare, ovvero scuotiscena nazionale. Ora, tra l'altro, queste cose scritte su questo opuscolo hanno alimentato un'altra leggenda, ovvero che in realtà, siccome questo autore cita un certo, lo chiama Ioannes Factotum, addirittura ci sono dei critici che dicono, ma non sono, anche questa non è una cosa che si può confermare in nessun modo, che in realtà Shakespeare non fosse altro che Ioannes Florio, che era un letterato inglese che veniva dalla Sicilia e che praticamente si nascondesse sotto il nome di Shakespeare. Come sapete, anche sulla paternità delle opere di Shakespeare si è parlato tantissimo, ma questo, cioè, voglio dire, non ci sono riscontri di nessun genere. Ritorniamo a quello che sappiamo, che nel 1592 Shakespeare era a Londra e sicuramente ci doveva stare anche da qualche tempo, se arrivano queste critiche ai suoi lavori. Quello che si suppone è che Greene si riferisca ai drammi storici, quelli che compongono l'Enrico IV, probabilmente al Tito Andronico e forse alla Bisbetica Domata. Però il 1592 è un anno cruciale, non solo per la storia di Londra, ma anche per la vita di Shakespeare. Perché nel 1592 alloppia la peste e la peste provoca la chiusura dei teatri. Non so se vi suona, no? Se c'è qualche eco che arriva. Quindi i teatri a Londra sono chiusi dal 1592 fino al 1594. E si pensa che Shakespeare abbia approfittato di questa, come dire, di questa vacanza forzata per farsi conoscere a corte, soprattutto come poeta. E in questi anni scrive e dà le stampe due sonetti d'amore che sono Venere Adone e Lucrezia Violentata, probabilmente dedicati al conte di Southampton che nel frattempo l'aveva preso sotto la sua protezione, e poi tutti i sonetti più o meno conosciuti di Shakespeare che, seppure stampati nel 1609, già circolavano. E io ho scelto di leggervi poche righe proprio dalla Lucrezia Violentata perché mi sembrano di una attualità straordinaria. L'uomo è una boscaglia nei cui antri dormono nascosti mille mali. Non cela nulla un muro di cristallo. Copre le colpe sue con duri sguardi l'uomo. La donna ce le ha scritte in viso. Non incolpate il fiore che è appassito, ma l'aspro inverno che quel fiore ha ucciso. Sia biasimato quello che divora, non ciocato. Non si imputi a colpa della donna i mille abusi che le fa l'uomo. La vergogna è sua, non della donna a cui la dai in affitto. Prova ne sia Lucrezia, nottetempo costretta con la forza e con minacce di morte, e dopo morta di vergogna ad arrecare offesa a suo marito.
Beh, a me sembrano le parole di un femminista ante litteram. D'altra parte, se ricordate, c'è un celebre sonetto di Shakespeare che si conclude con: per tutto quello che abbiamo fatto alle donne, signori, in piedi davanti ad una donna. Quindi c'è questa attenzione che si rivela anche nella Lucrezia violentata. Comunque, quello che sappiamo è che che allo scoppio della Pestilenza, come abbiamo detto, Shakespeare aveva già scritto alcune commedie, sicuramente aveva scritto il Riccardo III, e sembra che in questo periodo avesse scritto quelle opere che sono considerate un po' particolari, destinate soprattutto ai giovanissimi, perché sembra che mentre i teatri pubblici erano chiusi, c'erano dei giovani, dei ragazzi che recitavano in teatri privati. E sembra che Shakespeare abbia scritto per loro Pene d'amor perdute, che è proprio una celebrazione della retorica drammatica, Il sogno di una notte di mezz'estate e probabilmente Romeo e Giulietta. Considerate che Pene d'amor perdute è il primo dramma stampato di Shakespeare che porta il nome dell'autore, perché a quei tempi gli autori non firmavano le loro opere, ma praticamente venivano acquisite dalla compagnia, che quindi praticamente l'opera è come se fosse diventata della compagnia, perché praticamente ai drammaturghi veniva pagato l'incasso della prima serata e poi il copione diventava della compagnia. Quindi questo Pene d'amor perduto è il primo che porta la firma di Shakespeare. Intanto, durante la Pestilenza si sono sciolte alcune compagnie e con alcuni attori, appunto prelevati da altre compagnie, insieme a Richard Burbage, che era figlio di un impresario teatrale, si fonda la compagnia dei Chamberlain's Men. Allora, a Londra le compagnie funzionavano così: ogni compagnia aveva un protettore, quello che oggi noi chiameremmo uno sponsor, un patrono, e in base a chi era, si chiamavano, se erano della regina, si chiamavano Queen's Men, ovvero attori della regina. E quindi nascono questi Chamberlain Men, che sono appunto gli attori del ciambellano, del Lord Ciambellano. E Shakespeare praticamente partecipa alla fondazione come, si chiama, full sharer, ovvero compartecipa a quota intera, probabilmente con i proventi che gli sono venuti dai poemetti di cui vi ho precedentemente parlato. Però queste compagnie avevano un problema, questa compagnia ha un problema, non ha un teatro proprio, e si appoggia quindi a teatri di altre compagnie. Ed è molto importante capire come era fatto l'edificio teatrale, perché è proprio l'edificio teatrale che comporta poi una delle messe in scena particolari. Molto spesso i teatri venivano ricavati o dai circhi o da locande che stavano comunque in periferia, cioè tutti i teatri a Londra sono fuori dalla City. Quando una compagnia rilevava un teatro, rilevava un circo, manteneva la forma circolare, il che faceva sì che gli attori non recitassero, come siamo abituati noi, davanti al pubblico, ma recitavano in mezzo. Questo comportava la totale assenza di scenografie, perché se ci fossero state delle scenografie, il pubblico non avrebbe visto. Quindi in realtà tutto veniva lasciato alla bravura, alla gestualità, alla capacità della parola degli attori, che praticamente erano loro che con le loro parole evocavano quelle scene che non c'erano. E considerate che è una cosa completamente diversa da quello che succede nel teatro continentale, perché per esempio pensate che in Italia addirittura c'era Leonardo da Vinci che faceva gli automi e le macchine di scena per il teatro.
Nel teatro continentale e soprattutto in quello italiano invece c'è molta attenzione per le scenografie. Comunque, negli anni che vanno dalla fine della pestilenza fino a quasi il 600, Shakespeare scrisse quelle che sono considerate le sue opere più straordinarie, prima dei drammi poi di cui, che fanno parte della seconda fase della produzione di Shakespeare. Quindi abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo Riccardo III, abbiamo Il sogno di una notte di mezz'estate e Il mercante di Venezia. Ora, molte di queste opere, molte delle opere di Shakespeare, voi sapete, sono ambientate in Italia. Quindi qualcuno ha anche ipotizzato che durante quegli anni di cui non sappiamo niente, Shakespeare abbia viaggiato per l'Italia. Ma in realtà la cosa più veritiera è che Shakespeare ha, come dire, pesca a piene mani nelle pubblicazioni che in Inghilterra vengono stampate e tradotte di autori classici, di autori italiani e di autori francesi attinge anche alle cronache storiche della tradizione letteraria inglese. Però, se è vero che, come dire, che lui riprende delle trame già scritte, è vero che poi dimostra una tale capacità nel mescolare queste forme e per ricreare da queste trame, ricreare delle opere talmente originali che, come sappiamo, sono di grande attualità. A tutt'oggi Shakespeare viene rappresentato, credo, veramente in tutto il mondo. E un'altra cosa che, per esempio, è cambiata rispetto al tempo di Shakespeare è che la divisione delle commedie in cinque atti viene fatta successivamente, viene fatta nel XVIII secolo, perché all'epoca i cinque atti venivano recitati uno dietro l'altro, perché non c'era sipario. No? Non so se voi siete andati, per esempio, a quello che è il teatro rifatto a Villa Borghese, il Globe. Se siete andati là, avete visto che là, anche là, la situazione del teatro è circolare, quindi assolutamente impossibile mettere un sipario. Pensate quindi a questa gente che in piedi, perché allora si stava in piedi, si beccava cinque atti praticamente consecutivi, no? Noi già dopo. Quando vediamo che sono due atti, già, ma non sarà troppo. Un'altra cosa importante è che dice, perché è importante capire proprio il genio che c'è dietro William Shakespeare, il genio che è William Shakespeare. William Shakespeare si trova a scrivere in un periodo in cui la lingua inglese ancora si sta evolvendo e lui non solo, modella la lingua sulle sue necessità, ma quando non trova una parola che gli serve per esprimere un concetto che dice lui, la parola se la inventa. Pensate che Shakespeare ha contribuito allo sviluppo della lingua inglese con 1969 parole. Non solo, a lui si devono quei modi di dire che noi oggi ancora usiamo. Nel Mercante di Venezia a un certo momento si dice che non tutto è oro ciò che luccica. Sempre nel Mercante di Venezia si dice che l'amore è cieco, nel Giulio Cesare si dice questa cosa è greco per me, per dire che non ci capisco niente. Quindi pensate che contributo ha dato Shakespeare a noi e al mondo e all'Inghilterra. E arriviamo al Mercante di Venezia perché chiaramente vorrei accelerare un po' perché le notizie sono tante su Shakespeare e se ne potrebbe parlare veramente per ore. Però arriviamo al Mercante di Venezia, che è la commedia forse più interessante di questo, quella anche più rappresentata di questo periodo. Anche questa commedia è tratta da una novella trecentesca di Ser Giovanni Fiorentino, che aveva fatto praticamente una raccolta di 50 novelle che si chiamava Il Pecorone, e tra queste novelle c'è Il Giannetto, che praticamente riprende, da cui Shakespeare ricava la trama
per il mercante di Venezia. Considerate che anche qui la fonte è attendibilissima perché addirittura Shakespeare mantiene i nomi della novella originale, cioè Bassanio, Porzia e Shylock. Shylock è ambientata nel XVI secolo a Venezia. La storia, brevemente, qual è? Che c'è Bassanio che ha dilapidato tutte le sue sostanze e quindi chiede, siccome vuole corteggiare Porzia, che è un'ereditiera, chiede ad Antonio di aiutarlo. Antonio non ha soldi liquidi in quel momento, però sta aspettando il ritorno di tre navi mercantili, perché appunto Antonio è il mercante. E quindi Antonio si fa fare un prestito da Shylock. Shylock, che è un usuraio, gli presta i soldi, però dice che se allo scadere dei 3 mesi Antonio non avrà pagato, non avrà saldato il debito, Shylock avrà diritto di prelevare una libbra di carne dal corpo di Antonio. Si firma un regolare contratto, Antonio è sicuro perché la scadenza è a 3 mesi e lui le navi le sta aspettando a 2 mesi, ma in realtà le navi non arrivano, si arriva in tribunale e praticamente, come sapete, per il povero Shylock finisce male, perché l'avvocato, che poi non è altri che Porzia, travestita da avvocato, dice: ok, prenditi la libbra di carne di Antonio, però senza versare una goccia di sangue, perché in quel caso sarai condannato per omicidio. Quindi Shylock se ne finisce con la coda tra le gambe, tra l'altro con una figlia che è scappata di casa con un cristiano e gli si è portata via pure tutti i soldi. Quindi è chiaro che il tema che prevale nel mercante di Venezia è proprio quello del pregiudizio, quello dell'intolleranza, e dove c'è un evidente antisemitismo. Ma considerate che nell'epoca, nella società inglese, all'epoca shakespeariana, la società era proprio giudeofobica. E pensate che a Venezia, nello stesso periodo, gli ebrei dovevano portare un cappello rosso per essere riconosciuti facilmente e soprattutto erano ghettizzati in quartieri sorvegliati da guardie cristiane. Quindi, in qualche modo, poi alla fine, Shylock, nella commedia di Shakespeare, è sì l'usuraio che fa la parte che fa, insomma, no? Che finisce con la coda tra le gambe, però alla fine ne esce come l'eroe di una razza perseguitata. Perché? Perché lui ce l'ha con Antonio. Lui ce l'ha con Antonio per due motivi. Perché Antonio lo prende sempre in giro. E soprattutto perché, siccome presta i soldi gratuitamente, a lui gli fa un danno economico non indifferente. Comunque, anche del mercante, io ho scelto il monologo più. Il monologo più celebre del mercante di Venezia, che è quello in cui Shylock dice, spiega qual è il motivo del suo comportamento. Mi ha rovinato, ha riso delle mie perdite, deriso i miei guadagni, offeso il mio popolo, ostacolato i miei affari, mi ha messo contro gli amici e istigato i miei nemici. E per quale ragione? Perché io sono un ebreo. E un ebreo non ha mani, non ha occhi. Un ebreo organi, gambe, braccia, sensi, affetti, passioni. Non è nutrito dallo stesso cibo, ferito dalle stesse armi, soggetto alle stesse malattie, curato dalle stesse medicine. E non soffre il caldo d'estate, il freddo d'inverno, come un cristiano. Se mi pungete, non sanguino. Se mi fate il solletico, non rido. Se mi avvelenate, non muoio. E se mi offendete, non dovrei vendicarmi? Se un cristiano è offeso da un ebreo, quel cristiano come mostra la sua famosa carità? Vendicandosi, sicuro. E se un ebreo viene offeso da un cristiano, perché dovrebbe comportarsi in modo diverso? Ci avete insegnato la vendetta e ora vorreste che facessimo a meno dei vostri insegnamenti? Quindi, quando uno poi sente queste cose, dice:
Poraccio, tutti i torti, forse, non ce l'aveva. Allora, ritorniamo a questa situazione in cui abbiamo lasciato William Shakespeare, e per dirvi quanto la compagnia alla quale si è unito Shakespeare sia importante, pensate che dopo la morte della regina Elisabetta, uno dei primi atti del nuovo sovrano Giacomo I fu di prendere sotto la sua protezione la compagnia dei Chamberlain's Men, che da quel momento divennero i King's Men, ovvero gli attori del re. I guadagni arrivano e arrivano al punto tale che la compagnia riesce a comprare, e naturalmente in questo è coinvolto, è comproprietario anche. E Shakespeare riesce a comprare il Blackfriars e a costruire, quindi poi a diventare proprietario del Globe Theatre. Ora, naturalmente il lavoro di Shakespeare, cioè quello che rende grande Shakespeare, sono le sue 38 opere teatrali composte nell'arco della sua carriera, che sono ancora tutt'oggi non solo viste, ma sono oggetto veramente di invasioni da parte della musica, da parte del cinema. Pensate, per esempio, che ne so, Verdi ha musicato l'Otello, il Falstaff, il Macbeth, Mendelssohn ha fatto le musiche per Il sogno di una notte di mezz'estate, per arrivare fino a Bernstein, che ha fatto le musiche per il celeberrimo, qualcuno di voi se lo ricorderà, West Side Story, che non era altro che un rifacimento della Romeo, del Romeo e Giulietta. Quindi considerate tutti i film anche che sono stati fatti sulle opere di Shakespeare. Kenneth Branagh, l'attore inglese, ha praticamente portato sul cinema tantissime delle opere di Shakespeare, dall'Otello al Sogno di una notte di mezz'estate, a Molto rumore per nulla, Pene d'amor perdute, fino a quello splendido Enrico V. Ed arriviamo proprio a questo, arriviamo all'Enrico V. Nell'ultima fase, tra il 96 e il 1600, Shakespeare scrive dei drammi storici che sono legati proprio a momenti cruciali della storia inglese. E quindi sono drammi in cui non viene narrata semplicemente la storia di un semplice personaggio, ma è proprio la storia dell'Inghilterra. E questo ciclo, che prende il nome di Henry Hyde, si apre con il Riccardo II, perché secondo alcuni storici la deposizione e morte di Riccardo II è il peccato originale da cui scaturiranno tutti i mali futuri dell'Inghilterra fino a Enrico V. Dopo, a Riccardo II fanno seguito l'Enrico IV, che praticamente sono due parti, sono Enrico IV prima parte, Enrico IV seconda parte, sono in tutto 10 atti, e arriviamo all'Enrico V. Quello che volevo raccontarvi così come storiellina è che nell'Enrico IV c'era questo personaggio comico, codardo, che si chiamava John Oldcastle, che era praticamente vissuto, era stato sceriffo nell'Herefordshire tra il 1406 e il 1407. Però che succede? Che quando viene rappresentata per la prima volta l'Enrico IV con questo personaggio, era diventato Lord Ciambellano un erede di questo signore, per cui praticamente disse che il suo avo non poteva essere presentato in maniera così rispettosa. Per cui questo praticamente fa sì che nasca un personaggio che è famosissimo, perché praticamente Sir John Oldcastle viene trasformato in Falstaff, che diventa così un personaggio così amato, che
che non solo sarà presente nelle due commedie dell'Enrico IV, ma addirittura Shakespeare scriverà con lui come protagonista l'unico dramma borghese scritto da Shakespeare, che è Le Allegre Signore di Windsor. E poi si arriva appunto che conclude questa tetralogia, quindi Riccardo II, Enrico IV, Enrico IV, l'Enrico V. L'Enrico V è un'opera importante per due motivi. Perché nel frattempo la sala del Black Friars, che era il teatro chiuso dove la compagnia recitava, viene chiusa, perché l'autorità, forse perché avevano trovato comunque questa sala viene chiusa. E a questo punto viene costruito il Globe, che viene costruito sulla riva meridionale del Tamigi, ed era, come tutti i teatri, era un teatro aperto. E il Globe inaugura la sua stagione appunto con l'Enrico V. E dall'Enrico V io voglio leggervi un monologo, una parte, perché non l'ho messo tutto, ma una parte del monologo che Enrico V pronuncia prima della battaglia di Agincourt. La battaglia di Agincourt tra inglesi e francesi, dove le forze francesi erano decisamente preponderanti. E quindi l'esercito inglese insomma rischiava di essere decimato, e Enrico V praticamente deve dare forza e coraggio ai suoi pochi uomini, e dice, dopo aver detto che loro si batteranno, dice: chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica, e come gli altri egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari come parole domestiche, saranno nei suoi brindisi rammentati e rivivranno questa storia. Ogni brav'uomo racconterà al figlio, e il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai, da quest'oggi fino alla fine del mondo, senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli, poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione, sarà da questo giorno elevata. E tutti i gentiluomini, ora a letto in patria, si sentiranno maledetti per non essersi trovati qui oggi, e menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino. Quindi pensate con quanto calore, con quanta enfasi, comunque Enrico V, che andava, perché questo è importante, cioè Enrico V parlava anche per se stesso, perché pure lui andava in battaglia. Quindi ora finalmente abbiamo detto: c'è il teatro, c'è il Globe, e nel Globe comincia ad andare in scena le commedie sempre di Shakespeare. Per la prima volta va in scena al Giulio Cesare, al Globe va in scena a Giulio Cesare, che è la prima tragedia romana. Poi ci sono quattro commedie che sono completamente diverse l'una dall'altra, perché c'è Come vi piace, Tutto è bene quel che finisce bene, e Misura per misura, e naturalmente Giulio Cesare. Sono queste le quattro commedie. E pensate che il motto del Globe, inaugurato nel 1599, il motto è: il mondo è teatro, totus mundus agit histrionem. E naturalmente che cosa succede? Succede che, sapendo di avere a disposizione uno spazio privilegiato, perché a quel punto era loro, Shakespeare scrive queste commedie, che sono praticamente
proprio legate alla volontà di piacere al pubblico. Tant'è vero che ce ne sono due. Una si chiama As You Like It, ovvero Come vi piace, e un'altra che si chiama La dodicesima notte, ma come sottotitolo Oppure quello che volete voi. E poi c'è Misura per misura, che invece è un dramma completamente, una storia completamente diversa. La commedia Come vi piace è forse una delle meno rappresentate, perché praticamente è una commedia quasi bucolica, è tutta basata appunto sul contrasto che c'è tra la vita di corte, che è una vita convulsa, disordinata, dove ci sono invidie, cattiverie, e la vita di campagna, all'aperto, nella natura. Qual è la storia? La storia è che c'è questo duca che è stato spodestato dal fratello, che è prepotente, e che si è rifugiato nella foresta di Arden. In questa foresta lo inseguono praticamente la figlia Rosalinda e Celia, che invece è la figlia del cattivo. E entrando nella magica atmosfera del bosco, tutti si lasciano indietro quelle cose che invece avvelenano i rapporti di corte: l'ambizione, l'invidia, la cupidigia, la gelosia. E fra i protagonisti si intrecciano storie d'amore, e questo porterà naturalmente che i cattivi si redimono e che il legittimo duca tornerà in possesso del suo scettro. Un critico ha scritto che, anticipando quello che sarà il grande tema della tempesta, Shakespeare sembra voglia ricordarci che la natura più intatta, in contrasto con la passionale e turbolenta città, stempera gli istinti ferini degli uomini, volgendoli alla lealtà e al bene. E nella mitica foresta, che ignora la tirannia del tempo, Shakespeare evoca e fonde tra loro le forme antiche e recenti della poesia pastorale. Tanto che si dice che questa sia la più musicale e mozartiana delle sue commedie. Volevo leggervi da Come vi piace il monologo di Jack. Jack è praticamente un signore al seguito del duca che non partecipa assolutamente a nessuna azione. È il saggio del momento, un po' malinconico, e che è stato anche paragonato al futuro Amleto. Ma qualunque attore, qualunque persona ami il teatro, non può non amare questo pezzo. Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto attori, hanno le loro uscite come le loro entrate, e nella vita ognuno recita molte parti, ed i suoi atti sono sette età. Prima l'infante che miagola e vomita in braccio alla nutrice, lo scolaro poi piagnucoloso, la sua brava cartella, la faccia rilucente nel mattino, che assai malvolentieri striscia verso la scuola a passo di lumaca, e poi l'innamorato che ti sospira come una fornace e intasca una ballata tutta lacrime sopra le ciglia della sua adorata. Poi un soldato armato dei moccoli più strambi, un leopardo baffuto, geloso dell'onore, lesto di mano, pronto a veder rosso, che va a vedere la bubbola della reputazione persino sulla bocca di un obice. E poi il giudice, con un bel ventre tondo, farcito di capponi, occhio severo, barba ritagliata a regola d'arte, gonfio di sentenze e di luoghi comuni, e in questo modo recita la sua parte. L'età sesta ti muta l'uomo in magro pantalone in ciabatte, le lenti al naso, la borsa sul fianco e quelle braghe usate da ragazzo, ben tenute ma ormai spaziose come il mondo per i suoi stinchi rattrappiti, e il suo vocione da maschiaccio che ridiventa un falsetto infantile, un suono fesso e fischiante. L'ultima scena, infine, a chiudere questa storia strana, piena di eventi, è la seconda infanzia, il mero oblio, senza denti, senza occhi o gusto, senza niente. E arriviamo ai tosti, arriviamo agli anni che vanno dal 1600 al 1608, che sono quelli delle grandi tragedie: Amleto, Otello, Re Lear, Macbeth, Antonio e Cleopatra.
Ora, queste sono le opere forse più, come dire, più cupe di Shakespeare, molto probabilmente perché c'è anche nella sua storia, ci sono degli eventi tristi. Intanto è morto il padre, non solo, ma a parte il padre, è stato ucciso, è stato ammazzato il conte di Southampton che aveva partecipato alla ribellione che c'era stata in Essex. Per cui probabilmente questi temi che sono della solitudine, la follia, il destino dell'umanità sono sicuramente anche influenzati dalla vita di Shakespeare. Naturalmente Amleto. Amleto, lo sapete, è forse il dramma più famoso di Shakespeare. È un dramma che però rivoluziona la concezione stessa del teatro, perché non è più la rappresentazione di un conflitto esteriore, ma di una dialettica interna. Tanto che a partire da Amleto, queste tragedie vengono chiamate proprio drammi problematici, addirittura commedie nere, ma soprattutto drammi dialettici. E naturalmente io ho scelto il monologo più celebre di Amleto perché? Perché è un monologo che, ahimè, ad un'attrice capita mai praticamente di recitare ed è un monologo bellissimo. Quindi mi prendo questa, come dire, questa mia soddisfazione. Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile soffrire nell'animo i colpi e le frecce della fortuna oltraggiosa, o impugnare le armi contro un mare d'affanni e opponendosi por loro fine. Morire, dormire, nient'altro. E con un sonno dire che poniamo fine al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali di cui è erede la carne. È una conclusione da considerarsi devotamente. Morire, dormire, dormire, sognare forse. Sì, qui è l'ostacolo. Perché in quel sonno di morte, quali sogni possano venire dopo che ci siamo sbarazzati degli affanni della vita mortale? È cosa che deve farci riflettere. È questo lo scrupolo che dà alla sventura una vita così lunga. Chi infatti sopporterebbe le frustate e gli spregi del mondo, le ingiustizie degli oppressori, le ingiurie dei superbi, gli spasimi dell'amore spezzato, i ritardi della legge, l'insolenza del potere e gli scherni che il merito paziente subisce dagli indegni, quando egli stesso potrebbe saldare il tutto con un semplice stiletto? Chi vorrebbe portar fardelli, imprecando e sudando sotto il peso logorante della vita? Se il terrore di qualcosa dopo la morte, il paese inesplorato dai cui confini nessun viaggiatore ritorna, non disorientasse la volontà e ci facesse sopportare i mali che patiamo piuttosto che accorrere verso altri che ci sono ignoti. Così la coscienza ci rende tutti codardi e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero e imprese di grande altezza e momento, per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione. Per me è una meraviglia questo monologo, di una bellezza. Ora vorrei, come dire, andare veloce. Otello è una storia che conoscete tutti, cioè la vicenda del capitano Moro che, istigato da un falso amico bianco, uccide la sposa veneziana. E naturalmente anche qui quello che risalta è il rapporto tra le etnie diverse. Ora, io volevo soltanto leggervi questo pezzetto. Perché si vede la manipolazione che Iago fa
di questo, come praticamente manovra tutti come burattini. Allora, Cassio è caduto in disgrazia presso Otello. Allora, Iago dice a Cassio: guarda, fatti raccomandare da Desdemona, perché Desdemona ha un forte ascendente su Otello. E quindi, mentre da una parte, quindi suggerisce a Cassio di fare perorare la sua causa da Desdemona, e dall'altra dice a Otello: secondo te perché Desdemona vuole che Cassio ritorni? Perché tra loro due c'è una tresca. E quindi lui come si sente potente, come si sente forte? Perché capisce di essere lui il burattinaio e dice: chi potrà dire che sono un furfante? Dal momento che i miei consigli sono disinteressati, onesti, conformi alla logica e indicano la strada per riconquistare il Moro. Nulla può essere più facile che ottenere l'aiuto di Desdemona in una causa giusta. Ella ha la generosità degli elementi naturali. Per lei convincere il Moro è cosa da nulla. Il suo potere è quello di un dio sulla debole natura del Moro. Perché quindi sarei un furfante se consiglio a Cassio questa strada che lo porta dritto al suo bene? E mentre quello stupidone supplicherà Desdemona di riconquistargli il favore perduto, ed ella sosterrà ardentemente la sua causa, io verserò nell'orecchio del Moro la velenosa insinuazione che la voglia il ritorno di Cassio per appagare i suoi sensi. Quanto più ella si sforzerà di fare il bene di Cassio, tanto più perderà la fiducia del Moro. La sua virtù verrà da me tramutata in pece, e dalla sua stessa generosità tesserò la rete che li avvolgerà tutti. Pensate quindi che. Poi c'è Antonio e Cleopatra. In Antonio e Cleopatra non è soltanto una, come dire, una storia d'amore, ma è in questo caso il contrasto tra due civiltà. Perché la storia coinvolge tutto il mondo noto. Da una parte c'è la zingara Cleopatra, l'africana Cleopatra, che come sapete sceglierà una morte romana, il suicidio. E quindi allora è una storia di amanti, ma soprattutto è l'incontro di due culture, l'incontro di due mondi, è l'incontro del potere con la bellezza. E una cosa importante è che in questo caso, se l'egoismo dell'uomo normalmente, come dire, si ripercuote al massimo su quelli che lo circondano, l'egoismo di un re si abbatte su tutto il suo popolo, che non viene tenuto assolutamente in nessuna considerazione. Comunque, velocemente arriviamo a Macbeth. Macbeth, la storia di Macbeth risale alle origini leggendarie della nuova dinastia Stuart che regna in Inghilterra. E qual è la storia? La storia è che Macbeth, che è un fedele e vittorioso guerriero, di Re Duncan di Scozia, riceve una profezia da tre streghe che praticamente gli dicono che è destinato a diventare sovrano. E spinto soprattutto dalla moglie, dice: acceleriamo i tempi, ammazziamo Duncan, quindi la profezia si avvera più in fretta. In realtà la morte di Duncan poi si porta dietro una scia di morti che poi culminano nella follia di Macbeth e nella ossessione angosciosa, nel rimorso che diventerà fatale per Lady Macbeth. È forse una delle tragedie più fosche, più cruente di Shakespeare, in cui domina il male. E io ho scelto appena appena due pezzetti che sono importanti, perché il primo è quello in cui Lady Macbeth dice al marito: ma come? Prima volevi partire armi in quarto e mo fai te nascondi. E l'altra invece, quella in cui alla fine proprio della tragedia, poco prima di essere ucciso, Macbeth riceve la notizia della morte della moglie e fa quella considerazione, una famosa definizione della vita umana, proprio perché, appunto, per dire che la vita umana è dominata da precarietà ed incertezza, no? Un monologo in cui a un certo momento lui dice: la vita non è che un'ombra che cammina. Comunque, Lady Macbeth.
di Macbeth, aggredisce Macbeth, dice: ti hai rivestito di speranze. Erano speranze ubriache, o si sono addormentate per risvegliarsi ora verdastre e pallide di fronte ad un progetto concepito così chiaramente. Ora so quanto vale il tuo amore. Hai paura di equiparare le azioni al desiderio. Vuoi quello che ai tuoi occhi è il coronamento della vita e ti rassegni a viverla da vigliacco confesso. E quale bestia ti ha spinto a suggerirmi l'avventura? Allora sì, osavi da uomo. Né il tempo né il luogo erano propizi ed eri pronto a forzarli entrambi. Ora che l'occasione si è creata, eccoti sfatto. Quindi chiaramente Macbeth, così sollecitato, non può che seguire il suo destino. Riceve la notizia della morte di Lady Macbeth. Doveva pur morire, presto o tardi. Il momento doveva pur venire di udire questa parola. Domani, e poi domani, e poi domani. Il tempo striscia, un giorno dopo l'altro, a passetti, fino all'estrema sillaba del discorso assegnato. I nostri ieri saranno tutti serviti a rischiarar la via verso la morte a dei pazzi. Breve candela, spegniti. La vita è solo un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia, che si dimena sopra un palcoscenico per il tempo assegnato alla sua parte. E poi di lui nessuno udrà più nulla. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla. La cosa bella è che Shakespeare poi cambia, l'umore di Shakespeare cambia. Intanto i Kings hanno recuperato il Black Friars, questo significa che possono rappresentare anche delle opere al chiuso e quindi diciamo che la loro attività si moltiplica perché nel periodo estivo lavorano al Globe e nel periodo invernale lavorano al Black Friars. Ma nel frattempo Shakespeare ha deciso di tornare nella sua città natale. Acquista una casa abbastanza imponente, che chiamerà New Place e diventa un cittadino della comunità. Quindi finisce, smette la sua carriera di attore, ma continua la sua carriera di drammaturgo. Però, come dire, probabilmente in questo momento ha fatto pace con se stesso, perché si adegua. Sempre a modo suo, perché è sempre Shakespeare, al gusto del tempo che va più verso la tragicommedia, verso la pastorale, verso il dramma romanzesco. E quindi Shakespeare va in questa direzione. Nel due date importanti, le ultime due, e poi arriviamo alla Tempesta, che mi sono tenuta naturalmente per ultima perché è la conclusione dell'opera di Shakespeare. Due cose. Nel 1613, per degli effetti speciali, una salva d'artiglieria, il teatro Globe brucia e probabilmente insieme al teatro brucia anche qualche copione. E in qualche modo è un'altra batosta per Shakespeare, che è quasi un preludio alla fine della vita. Comunque Shakespeare, come vi ho detto, morirà il 23 aprile e morirà il 20 aprile del 1616, quindi 3 anni dopo la chiusura del Globe, l'incendio del Globe. Però, prima di lasciarci, in qualche modo, ci ha lasciato queste storie romanzate, queste commedie che sono caratterizzate proprio da un'ambientazione fantastica, fiabesca, il racconto d'inverno, Cimbelino, ma soprattutto La Tempesta. Diciamo che appunto sono commedie che nascono da uno stato d'animo che sicuramente è cambiato, è come dire, come se Shakespeare in qualche modo avesse fatto pace con la vita e nella Tempesta tutto questo viene fuori. La tempesta chiaramente nasce
È un'invenzione che probabilmente è fondata su spunti che sapete che siamo nell'epoca dei viaggi alla scoperta del nuovo mondo, quindi l'ambientazione è quella. Quindi c'è sicuramente la tempesta racchiude un po' tutta la tematica del teatro shakespeariano. È ambientata in un'isola imprecisata del Mediterraneo, la cui popolazione è rappresentata dal selvaggio Calibano e da sua madre, che è la strega Sicorace, i quali praticamente sono stati sottomessi dalle arti magiche di Prospero. E praticamente è come dire che la tecnologia, Prospero rappresenta la tecnologia e il progresso che è portato dai colonizzatori europei. Chi è questo Prospero? Prospero è il vero duca di Milano che è stato, grazie al fratello Antonio e al complice che è re di Napoli, Alonso, è stato praticamente esiliato. E in questa isola Prospero si dedica alle arti magiche e trama le sue vendette. Infatti, mentre il fratello Antonio e il re di Napoli Alonso stanno navigando di ritorno da Cartagine, il mago invoca una tempesta che rovescia i passeggeri sull'isola. E attraverso la magia, quindi, e l'aiuto di un servo, che è Ariel, che è uno spirito dell'aria, riesce a smascherare Antonio e a far sposare la figlia, a farla innamorare, a far sposare sua figlia con il principe di Napoli, Ferdinando. Come vi dicevo, è tutta incentrata sulla figura di Prospero che manipola tutti secondo il suo volere ed è tradizionalmente considerata proprio anche il lavoro che segnò l'addio alle scene di Shakespeare. Perché? Perché alla fine della commedia Prospero abbandona la magia, annunciando la sua scelta in uno dei monologhi più famosi della storia del teatro. Ed è come se con quest'opera Shakespeare ci dice che lui stesso sta abbandonando l'arte del teatro. Quindi, quando la commedia praticamente è finita, Prospero si rivolge al pubblico e in questo monologo chiede che anche gli attori siano lasciati liberi con un applauso. I miei incantesimi sono finiti, sol mi restano ora le mie forze, piuttosto scarse per la verità. Ora sta a voi decidere, signori, se io debba rimanere sempre qui, racchiuso in questo luogo solitario, o partire per Napoli con loro. Ma spero che non sia vostra vaghezza che io resti relegato su quest'isola, e per vostro incantesimo, in tal caso, avendo riottenuto il mio ducato e perdonato a tutti i traditori. Che vogliate, al contrario, magicamente, sciogliermi con le vostre mani e liberarmi da ogni laccio e gonfiare col vostro fiato amico le mie vele. Altrimenti è il fallimento di tutto il mio progetto, che era quello di farvi divertire. Non ho più spiritelli al mio comando, né magico potere di incantesimi. La mia fine sarà disperata. Se non venga da voi una tale penetrante intercessione in mio favore presso la pietà da assolvermi da tutte le mie colpe. E se a voi piace d'essere perdonati dei peccati, dall'indulgenza vostra, fate che io venga assolto anche dai miei. Grazie del tempo che siete stati ad ascoltarmi, spero che la mia digressione su Shakespeare abbia, perché poi sapete il segreto, cioè anche il senso di questi nostri incontri, è che ascoltando delle cose, beh, ci viene anche la voglia di andare a rileggere qualche cosina, a rivedere qualche trama, perché credetemi, il periodo del teatro elisabettiano è forse, nella storia del teatro, è forse uno dei più interessanti, proprio perché è un teatro che si allontana dalla nostra tradizione e poi perché c'è Shakespeare che rende quel momento, quel tempo unico.
Comunque, se avete qualche, io bevo un po' d'acqua, se avete qualcosa da chiedermi, se so. Prego. Buonasera, sono Isabella Prego. Moro. Isabella. Ciao. Vai Sì, l'ho Isabella. vista qualche volta. Sì, buonasera. A prescindere dal fatto che di Shakespeare conosciamo i titoli, ma non si ha mai conoscenza di queste piccole, grandi storie che ci sono dietro, no? A Chiusi c'è un teatro bellissimo, il teatro comunale, e c'è la scuola del teatro. E chi lo gestisce è un ragazzo molto bravo e fa molto spesso commedie di Shakespeare, però non dà mai queste notizie al momento dell'ingresso degli attori. Cioè parla di Shakespeare, ma non scende nei particolari come quelli che dice lei oggi, che sono veramente per me nuovi, perché comunque anche a Roma ho organizzato teatro al Teatro Argentina. E sinceramente poi eventualmente attraverso Lamberto le darò delle notizie su questo teatro, perché magari qualche volta quando si ricomincerà mi piacerebbe avere come ospite. Spero di Grazie, sì. farebbe piacere anche a me molto, perché no, io non so che cos'è l'ultima cosa che ho visto all'Argentina, credo l'Edoardo II con la regia di La Tella, credo di aver visto, ma tanto tanto tempo fa. Tanto tempo fa, però a Fiuggi e molto spesso abbiamo Shakespeare. E poi io voglio fare la bisbetica domata. È una delizia, ci sono queste, ecco poi la caratteristica, secondo me quello che mi piace molto di Shakespeare è che non è mai solo tragico, anche nella storia drammatica, pensate per esempio Misura per Misura, che è una commedia soprattutto sulla politica, sull'etica, sulla giustizia, però lui poi ci mette sempre quella parte di popolo che alleggerisce, no, la serietà del discorso. Questo io lo trovo eccezionale. Per esempio, se vi ricordate Il sogno della notte di mezz'estate, il pezzo degli attori che fanno le prove nel bosco è di una comicità, secondo me, incredibile. Incredibile. Io sarà che poi sono innamorata del sogno perché, siccome ci lavora mio figlio tutti gli anni, io ho visto tutte le edizioni, 14 edizioni che hanno fatto al Globo, le ho viste tutte, quindi ogni anno mi diverto, devo dire. Ci diverti allora. Ci Senz'altro, inviti. quando se e quando riaprono i teatri, perché il sogno, vi dicevo appunto, il sogno delle perché ogni anno al Globo durante l'estate si fa solo Shakespeare e solitamente la stagione più o meno si chiude col Sogno della notte di mezz'estate ed è l'unica commedia di Shakespeare che viene replicata tutti gli anni, perché poi invece le altre cambiano. Invece il Sogno della notte di mezz'estate sono 14 anni che va in scena. Bene. E io vi ricordo che alla prima, se non mi sbaglio, fu presentata da Gigi Proietti, che era il direttore artistico del Globe, e quindi è stata anche una bella. Andare al Globe è un'esperienza, comunque. Qualunque cosa venga rappresentata di Sì, Shakespeare è credo. sempre un'esperienza. Se avete occasione di andarci, andate tranquilli. Poi, quando sarà per la 12ª notte, faremo un pulmino e andiamo tutti insieme a vederlo. Grazie Isabella. Renata? No, appunto, questa mi pare un'ottima idea, carissima Carla. Speriamo che si riesca a realizzare, mi piacerebbe proprio. Ah, ecco, e poi mi sono dimenticata che volevo citare anche Pirandello, perché, ma non per qualche, perché dico Pirandello ci deve entrare sempre, no, in una cosa. Perché volevo anche dire una cosa che ho dimenticato di dirvi, è che Edoardo De Filippo, quando poco prima di morire, stava facendo con La Tempesta quello che aveva già fatto col Berretto a Dei Sonaglia. personaggi. Cioè, la stava traducendo in napoletano anche La Tempesta, solo che il Berretto a Sonagli ce l'ha fatta. C'era anche perché c'era ancora Pirandello Sì, quando c'era ancora, ha avuto il permesso proprio da Pirandello per l'hanno farlo. fatta insieme, Però La certo. Tempesta, che poteva farlo perché Shakespeare non gli poteva più dare fastidio,
non l'ha potuto fare perché, non, perché purtroppo è morto prima di finirlo, però sarebbe stato interessante. Grazie, senz'altro. Altri interventi? Vai Margherita. Ah, e poi Maria Antonietta. Margherita. Alla professoressa, bravissima, complimenti anche per la sinteticità e la praticità dell'argomentazione talmente importante. Una cosa volevo dirvi, che sicuramente la professoressa conoscerà, che io ho detto di essere di Messina, ma due anni or sono un architetto siciliano che si chiama Nino Principato ha presentato un libro in cui a suo modo dimostra la realtà secondo il suo aspetto, secondo la sua visione di Shakespeare, che sarebbe Michelangelo Florio, l'alter ego di Michelangelo Florio. Questo libro l'ha fatto, ma studiandoci credo addirittura una ventina di anni, è molto convinto di tutto questo, ha tra le altre cose cercato di attingere, di approdare anche dei documenti in Inghilterra che però gli sono stati negati. E quindi questo ha valorato ancora di più l'ipotesi che effettivamente la sua tesi aveva perlomeno qualcosa di vero. Anche perché Florio, sconosciuto sicuramente ai più, ma è stato uno dei letterati inglesi più importanti, perché addirittura anche lui, come Shakespeare, ha dato un contributo notevolissimo alla lingua inglese. E addirittura lui ha coniato anche più vocaboli di Shakespeare. Era uno grande. Ci sono molte consonanze tra Shakespeare e Florio, però non si è, cioè purtroppo la, come dire, il definitivo non c'è, perché io l'ho letta tutta la storia di Florio e ci sono veramente tante cose che coincidono con la storia di Shakespeare, però manca la documentazione, quindi purtroppo non rimane un mistero. Maria Antonietta. Io mi volevo congratulare con la relatrice, veramente. Scusa un attimo, Paola. E poi volevo dire che il Mercante di Venezia è stata una delle prime commedie che io ho visto da ragazza e quindi mi è rimasta sempre impresso e mi ha fatto molto piacere che lei l'abbia letto, soprattutto quel monologo celebre. Pensate che per esempio quel monologo, io ho una certa età quindi me lo ricordo perché ho visto il film, c'è un film di Lubitsch che si chiama Vogliamo vivere, in cui a un certo momento, perché è la storia di una compagnia d'attori che poi si travestono da tedeschi, addirittura uno si veste da Hitler e va in giro per la città, e c'è uno di questi attori che quando viene arrestato praticamente dai tedeschi veri recita il monologo di Shylock ed è bellissimo. E poi c'è l'altro, invece c'è il film che con Jeremy Irons, che è stato, credo che sia abbastanza, insomma, recente, forse 7-8 anni fa. Io per penso, dire come è sempre attuale. Penso, Carla, che c'è veramente, come stanno tratteggiando un po' tutti, il fatto che tu sia non soltanto una nostra docente, ma sei regista, sei un'attrice, sei un'autrice da tantissimi anni, rende il percorso della narrazione estremamente più caldo, vivo, perché non solo fai storia, ma la interpreti, questo che... E sentiamo via via quando tu scandisci le cose, che il tuo mestiere... E la cosa che più mi ha impressionato è il fatto che hai recitato quello di Amleto, e hai detto, dice, adesso faccio una trasgressione, e qui mi è consentito recitare e quando parla di una donna statevi in piedi. No, perché, perché per esempio la cosa delle
Per esempio, quello che a me, se vuoi, piace di meno delle commedie di Shakespeare è che ruoli femminili maschili non ci stanno, c'è solo Lady Macbeth, forse, no? Poi vabbè, c'è la bisbetica domata, che so, ma questi grandi ruoli, quello di Amleto, quello di Otello, del Mercante di Venezia, questi sono tutti ruoli che ahimè sono tutti maschili, e quindi uno ogni tanto dice vabbè, però lo voglio fa pure io. Poi impressiona il fatto che si recitava al centro di un, no, veramente impressionante, senza sipario, senza scena, in piedi. Questa è una cosa che andare col tempo allora. Gli spettatori erano in piedi. È incredibile. Gli spettatori stavano in piedi. Ma a tutt'oggi, andando al Globe, naturalmente sono i giovanissimi, perché chi li ha fa, c'è la parte il parterre, praticamente, l'arena che circonda il palcoscenico, in cui si sta, ti danno un cuscino se lo vuoi e si sta seduti. Ma stare seduti senza appoggiare la schiena, io non lo posso fare più. Mentre nelle balconate superiori ci sono i sedili. Però ecco, la cosa importante è che il Globe, a parte il fatto che c'è il palcoscenico, però il palcoscenico è dentro la corte. Quindi anche lì il contatto tra attori e pubblico è molto ravvicinato. È molto bello proprio perché si sta là in mezzo, è circolare la cosa. Bene, altre osservazioni? Scusatemi, per l'intervento di carattere molto personale, stavo così guardando l'espressione di Bianca Maria, che abbiamo conosciuto qui a Frosinone come notevole artista. C'era anche Isabella, mi ricordo bene, i complimenti anche a lei. Grazie. Sono un'allieva di Carla, per cui tutto quello che ho imparato l'ho imparato da lei. È bellissimo questo, abbiamo conosciuto la tua maestra? Sì. Esatto. Mi sente? Scusate, possiamo fare una commedia, Rossana. Lui tre, con noi donne, come ha fatto Margherita al teatro suo a Frosinone, che gli stessi scritti sono diventati attori. E sarebbe bello che la nostra regista, la nostra scrittrice, inventasse qualcosa per noi donne. Ognuna con un personaggio diverso, senza una continuità del tema. Ognuno espone se stessa, però, chi drammatica, chi comica, chi mezza rimbambita, insomma così. Quelli si sprecano quelle parti. C'era Rossana che doveva intervenire. Rossana, puoi parlare? Sì, grazie. Volevo dire che, come diceva vai. La nostra docente, i ruoli maschili sono prevalenti in queste opere. Però c'è anche da dire che le attrici a quei tempi non c'erano, erano gli uomini che interpretavano la parte delle donne, femminili, forse anche per questo. Certo. Può darsi, anche perché tra l'altro, come vi dicevo, gli attori all'epoca di Shakespeare che non disponevano di niente, perché già per esempio no, l'atmosfera reale, no? Reale o anche immaginata, però un'atmosfera con le musiche, con le luci, no? Considerate che il teatro ai tempi di Shakespeare si faceva alle 2 di pomeriggio, perché dopo era buio, e quindi gli attori non avevano queste atmosfere di cui noi oggi disponiamo, e soprattutto, come vi dicevo, non avevano scenografie, per cui necessariamente era proprio attraverso la loro bravura, la loro capacità di parola, la capacità gestuale, che il pubblico entrava nella scena che non c'era, perché questo è, quindi gli attori dell'epoca, fino ad arrivare poi, non so se avrete sicuramente sentito nominare, fino ad arrivare alla grandezza, ma siamo già nel 1700, di Edmund Kean,
che è forse uno dei più grandi interpreti shakespeariani, a cui lo stesso Proietti ha dedicato un... Proietti fece un lavoro in cui interpretava Kean, che è considerato uno dei più grandi attori del nostro tempo, del tempo. Però dovevano essere veramente bravi, insomma, perché non avevano nessun supporto. Quindi... Ed erano, come diceva Rossana, erano tutti uomini. Perché era vietato alle donne salire sul palcoscenico, scherziamo. Immorale. Era immorale, sì, era assolutamente. Comunque, quello che abbiamo capito è che Isabella vorrebbe interpretare la bisbetica domata. Lo sanno tutti che è il mio ruolo. Io l'ho fatto con Carla, lo sai? Ah, proprio bravo! E allora faremo due bisbetiche domate. Ci prenderemo per capelli. Beh, noi abbiamo fatto anche delle rivisitazioni, cioè abbiamo un po', io ho sempre un po' nel passato contaminato i testini, le cosette che scrivevo, contaminandole con pezzi di d'autore, perché e quindi pure io ho saccheggiato abbastanza Shakespeare. Assolutamente. Io ci sto. Continueremo a farlo, Carla. E allora uniremo qualche unitre e lo faremo ancora meglio. Quando programmate, ci invitate, noi dalla Sicilia veniamo a vedervi, perché è uno spettacolo questo. Magari. Faremo un misto, Anna. Faremo un misto. Fare una trasferta in sciacca. Facciamo una cosa in presenza trasmessa in diretta. Una cosa in presenza trasmessa. Basta con queste. Bianca, vogliamo stare in presenza. Vogliamo stare in presenza. Siamo stanchi di stare in video. Insomma, chi sceglie di stare in presenza avendo il permesso di farlo in presenza. Sarebbe interessante, insomma, finalmente. Esatto. Allora datemi da fare. Ma a livello regionale è fattibile, ma a livello nazionale è complicato. Dimmi, Isabella. Allora, siccome abbiamo fatto un progetto con i tre anche, con tutte le altre associazioni, praticamente il Comune darà gli spazi gratuiti e all'interno delle fonti. Sono bellissimi, sono molti spazi, boschi, e quindi si può programmare anche in presenza, perché i luoghi sono ampi e aperti. In questo modo potremmo fare qualcosa in presenza. Programmiamo. A ottobre saremo tutti vaccinati. Teatro quindi. Senz'altro si farà, e comunque teatro si farà. Bene. Ti facciamo un po' conto tutti quanti noi, insomma, tutti quelli che lavorano nel teatro, facciamo sull'estate, sperando che d'estate si riesca a produrre qualcosa, a fare qualcosa, insomma, soprattutto. Però, se non si progetta, poi non si ha niente, quindi il progetto ci deve essere sempre. Noi già stiamo facendo le prove. Stiamo lavorando. Quando Velia. Poi quando andremo in scena non lo sappiamo, noi intanto stiamo lavorando. Noi ci prepariamo. Tra l'altro, avendo grande stima di noi stesse, vi anticipiamo che il titolo della commedia che presenteremo si chiama, il titolo è Le galline sono gentili. No, cos'è? Le galline sono gentili. Faccio uno spoiler. È segreto quello, vai al momento opportuno. Vabbè, così stuzzica la curiosità. Stuzzichiamo un po' la curiosità, no? Sulle galline. Certo. Bellissimo. Va bene. Allora, grazie. Allora io ringrazio tutti. Ci vediamo alla prossima con Carla, che c'è in programmazione un altro incontro. Poi magari quando potremo fare lezioni anche di teatro in diretta sarà bellissimo,
come laboratorio, e questo ci consentirà anche di lavorare non soltanto in presenza, ma anche nel modo in cui stiamo noi lavorando in questo momento. Io vi ringrazio tutti, ringrazio tutti quanti gli esponenti. Prego, Maria Antonietta. Ma è possibile avere la registrazione? Perché io non ho fatto in tempo. No, no, non ti preoccupare, lo facciamo sempre. Lo facciamo sempre, noi lo facciamo sempre, perché già all'inizio voi avete dato il consenso alla registrazione, per cui noi la registriamo, mandiamo anche la registrazione che abbiamo fatto ieri di Rocco, e mandiamo anche la registrazione di oggi. Quella di Rocco la manderemo, e ieri abbiamo di oggi tutti quanti Rocco, la mandiamo, noi la mandiamo personalmente alle persone che abbiamo invitato via posta elettronica o meno, altrimenti la rimandiamo tutta all'Uni3 Lazio, per quello che conosciamo, ma per le persone che sono del Lazio ci siamo scritti con la mail, quindi Anna, Domenica, eccetera, ce l'avranno direttamente sulla mail, e tutti gli altri ce l'avranno sulla mail se hanno ricevuto l'invito sulla mail, o altrimenti sarà su Uni3 Lazio, così tutti le possono vedere. E le possono vedere quando vogliono. E siccome sono su YouTube, non consumano spazio, perché questa registrazione c'era 400 megabyte, non si può scaricare, quindi o uno si ferma e la legge, ma se la scarica sul PC o sul cellulare occupa spazio, invece la traduco in YouTube e diventa in streaming, conseguentemente voi la vedete quando volete, la fermate quando volete e ve la vedete dove volete, quando volete, senza portarla sulla memoria del portatile. Tutto qui, va bene? Grazie, benissimo. Arrivederci. Grazie. Allora. Grazie. Complimenti. Grazie a tutti. Ciao Isabella, ciao Tiziana, ciao Costantino, ciao Veda, ciao Anna, ciao Domenico, ciao Renata, ciao Maria Antonietta, ciao Margherita, ciao Rocco che non ti fa vedere, ciao Luciano, ciao Rossana. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Rocco. Ciao Carla. Ciao Isabella, ciao Tiziana. Ciao. Ciao Renata, ciao a tutti, ciao.